Senza di me ti troverò. Elicottero nemico sopra di noi, occhio. Drone in cielo. L'elicottero nemico si è comandante marcato. Nemico individuato. Ben fatto. Ci sono ostili! Vedo uno ostile! I cattivi saranno addosso. Drone da combattimento attivo. Più potenza di fuoco, Fixit! Benissimo! Sparategli! Capo Ghost, drone spento. Adesso ci avrebbe fatto proprio comodo. Che cosa fai qui? Ci arrendiamo! Non sparare! Non sono della Sentinel. Mi manda a mezzo. Ah, grazie a Dio. Mi hai fatto prendere un colpo. Ci pensa già lui a farmi spaventare. Essere razionali è un modo carino per dire arrendersi. Non aiuterai proprio nessuno se ti fai sparare. Ce la posso fare. Calma. Che sta succedendo? Kyle vuole forzare il posto di blocco, perché a quanto pare non vede l'ora di finire dentro una bara. A mia moglie Laila serve l'insulina, e serve anche ad altri. Senza moriranno. Allora vi darò una mano. Pronti a tornare a casa? Saltate su. Devo ammetterlo, sono contento che ora sei con noi. Eravamo davvero messi male. In caso di problemi tu tieni giù la testa, è chiaro? Sei un militare, giusto? So come gestire situazioni simili, se è questo che intendi. Ok. Ma che cosa ci fai qui sulla nostra isola? Il piano ormai è completamente andato. Ora sto cercando di capire la situazione. Non è una gran risposta, ma non c'è problema. Puoi anche non dirmi niente. C'è un blocco più avanti. Non siamo mai andati oltre. D'accordo, tenete giù la testa. Niente panico, ci penso io. Ma cosa hanno in mente? La Sentinel non scherza. È peggio di quanto pensassi. È un altro posto di blocco. Ma è normale che siano così tanti. Sì, scommetto un barattolo di whisky che questo è l'ultimo. Forza, ci siamo quasi. siamo. Ti bacerei per averci riportato sani e salvi. Non è necessario, davvero. Siete tornati? Dove stai andando? A cercare voi due idioti, dove se no? E occuparti del posto di blocco da sola? Beh, avrei fatto qualsiasi cosa. Giuro che voi due mi farete morire giovane. Chi sarebbe questo guaio ambulante? Nomad, ci ha aiutati a tornare. Grazie per l'aiuto. Non so che farei senza di loro. O che fareste tu e tuo padre senza insulina? Ma hai pensato di trasferirti a Erwin? Vivo qui da quando ho aperto gli occhi. Difficile andar via. Lo rispetto. Ma Matt crede che sia appena iniziata. Quei posti di blocco non tengono la gente fuori. La tengono dentro. Che vuol dire? Che dovete prepararvi. Per cosa? Per decidere se restare qui. Vale le vostre vite. Ora! Non avere paura. Merda, 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 merda. Ciao. Ho sentito che parlavi delle lanterne. Non è che per caso sai da dove arrivano? Ti ho già detto la verità. Grazie. E abbi cura di te. Ehi, ciao. Devo sapere come trovare questo posto. Mi aiuti? Sto per indicarti dove si trova quello che stai cercando. Grazie, è stato utile. Non voglio trovare un cazzo. Tra 3 settimane me ne vado da qui. Ah, non ho nulla da segnalare. Nessun movimento da segnalare, nemmeno qui. Ma che... Ehi, questo è morto! Abbiamo ostili in zona! Eccone uno, laggiù. Attenzione, laggiù c'è un nemico. Ostile identificato, laggiù. Nemico individuato. Ho avvistato un altro il capo. Occhio. Cosa succede? Attivo il drone da combattimento. Non sapranno come difenderci. Cursore avvistato. Ehi. Cazzo, non male. Vedo il nemico. Ce n'è uno. Ah, ti faccio dentro. C'è un drone in volo. Scansiono la zona. Sì, abbiamo un vantaggio. Resta giù, vedo accurati. Ho marcato tutta la zona. Ostile avvistato, lì. Ecco qua. Unità di supporto. È morto. Batteria finita. Tutto qui! Unità di supporto fatta fuori! Ostile colpito! Vedo un comandante! Ho individuato un nemico, laggiù! Questa fluttuava a controvento. Immagino sia opera tua. Salve. Sì, sono stata io. Le lanterne sono per mio nonno, per onorarlo. Che ha fatto tuo nonno? Era un soldato nella seconda guerra mondiale. È precipitato sull'isola, ha disertato e poi ha conosciuto la nonna. Secondo te bisogna onorare chi scappa dal proprio dovere? Non è ciò che sto celebrando. E cosa? Ho sempre adorato mio nonno. Un giorno, dopo una forte pioggia, ho trovato le sue foto seppellite in giardino. Ricordi della sua vecchia vita, la vita di guerra. Faccio queste lanterne ogni anno nel giorno della sua morte, per ricordare che non è mai troppo tardi per cambiare chi siamo. Mio nonno ha ucciso molte persone, ma ha avuto anche il coraggio di riconoscere gli errori commessi. Ha fatto tutto il possibile per espiare i propri misfatti. Non credo che coraggio sia la parola giusta. Ha costruito una nuova vita dalle ceneri. Serve coraggio per farlo. E ora quei soldati infangano la sua memoria. Perché dici così? Ho conservato le foto del nonno. Le ricordo chiaramente, ogni dettaglio. Persino i bottoni della giacca che aveva. La settimana scorsa ho visto un soldato che la indossava. Hanno rubato i suoi oggetti preziosi. E vorresti una mano per recuperarli? Ti prego. Posso mostrarti le foto degli oggetti rubati? Aspetta, anche io riconosco alcuni oggetti. Appartenevano a un mio amico chiamato Midas. I soldati hanno preso anche questi? Hanno preso tutto. Ok, ti aiuterò. C'è qualcosa che non va. Vedo un cattivo. Ah! Siamo sotto attacco! Non trovo un riparo. Dammi supporto, cavolo. Contatto col nemico! Prepararsi! Alla grande. Mi guarda. Vedo gli ostili! L'elicottero nemico è fuori portata. colpito! È sempre utile avere potenza di fuoco. Io mi arrangio. Nomad, il drone è a secco. Peccato, ci avrebbe aiutato parecchio. Vedo il comandante. Cosa? Ci sono ordini. Bel colpo, capo. Fanculo. Se gli esclusi vogliono la guerra, allora gliela daremo. Sono pronto e carico. Non mi preoccupano loro. Sì, lo so, parli di quelle merde delle forze speciali che stanno attaccando campi e strutture. Però non possono essere ovunque in ogni momento. Sì, ok, il punto è che non dovremo nemmeno discuterne. Granata! Granata! Ehi! Sono forze nemiche in zona! Sì, siamo qui. È così che si fa.